Sin da piccoli siamo stati grandi sognatori. Intorno ai giochi Pokémon sono nate e morte tantissime leggende metropolitane, vere e non. Tutti noi abbiamo sempre cercato un fondo di verità in queste dicerie, che ci portasse alla cattura di un Pokémon raro, unico nel suo genere. Perché in fondo lo sappiamo, Pokémon è un brand per tutti, ma ogni gioco che abbiamo giocato lo sentiamo parte di noi, della nostra infanzia, come se la nostra fantasia avesse preso vita. Nova Specia Pokemon, it's very intelligent and can use an incredible variety of moves. Many believe that all other Pokemon are descendants of this one. Mew venne introdotto in Pokémon Rosso e Blu dal programmatore Shigeki Morimoto come un Pokémon segreto a conoscenza del solo personale di Game Freak, ma la sua esistenza venne poi scoperta da alcuni giocatori e resa pubblica. Il 6 agosto 1999 Mew è il primo Pokémon ufficialmente registrato, mentre il marchio Pocket Monster viene registrato nel 26 dicembre 1997. Salve a tutti, sono Simon96 ed oggi analizzeremo il glitch di Mew attraverso alcuni passaggi. Per glitch si intende un involontario errore di programmazione che porta ad effetti indesiderati o comunque non voluti dagli sviluppatori. Essi possono essere di vari tipi: Pokémon glitch, mosse glitch, luoghi glitch, strumenti glitch, allenatori glitch. Il glitch di Mew, conosciuto anche come glitch degli allenatori a lungo raggio, è presente nei giochi di prima generazione ed è stato scoperto nel 2003. Famoso per essere l'unico modo per ottenere legittimamente un Mew nei giochi Pokémon Rosso, Blu e Giallo, questo glitch permette di ottenere tutti i Pokémon presenti in prima generazione con un numero di indice compreso tra 1 e 199. Ciò implica che attraverso il glitch di Mew sono ottenibili anche alcuni Pokémon glitch, compreso Missigno in tutte le sue forme, sebbene non sia possibile ottenere tutti i Pokémon glitch. Come suggerisce il nome, il glitch si basa su una particolare tipologia di allenatori, gli allenatori a lungo raggio, ossia quegli allenatori che hanno il campo visivo massimo. Questi allenatori infatti sono in grado di vedere il giocatore nel momento in cui appaiono nello schermo. Un esempio è questo allenatore che, come tutti gli NPC, è programmato basilarmente per guardare verso il basso, per poi spostare la visuale nella giusta posizione. Infatti il gioco carica prima i dati relativi alla posizione dell'NPC e dopo un frame carica i dati relativi al raggio visivo dell'NPC, nel caso esso si tratti di un allenatore. Ciò consente al giocatore di aprire il menu nel momento in cui si trova effettivamente nel raggio visivo dell'allenatore, ma esso non l'ho ancora visto. Fuggendo dal luogo in cui ci troviamo, usando volo, fossa e simili, io userò il teletrasporto, l'allenatore noterà il giocatore, ma la battaglia non si svolgerà, poiché il giocatore si starà spostando tramite una di queste mosse. Arrivati a destinazione, il gioco crederà che noi stiamo ancora combattendo contro l'allenatore, quando in realtà la lotta non è mai iniziata ed è per questo che non possiamo parlare con nessun allenatore. Per incontrare un Pokémon con il glitch, basterà terminare una lotta qualsiasi e tornare nel percorso in cui si trovava l'allenatore. Infatti, terminato questo procedimento, il menu si aprirà da solo e chiudendolo partirà la lotta con un Pokémon selvatico. Le caratteristiche principali del Pokémon selvatico incontrato sono determinate dalla lotta che si esegue tra la fuga dell'allenatore e l'incontro con il Pokémon. Per determinare la specie del Pokémon incontrato occorre guardare la statistica speciali dell'ultimo Pokémon affrontato nella lotta. Ciò significa che per incontrare un determinato Pokémon bisogna sfidare nella lotta un Pokémon con una statistica speciali pari al numero dell'indice del Pokémon che si desidera incontrare. Per incontrare Mew occorre sfidare un Pokémon con statistica speciali pari a 21. Un esempio è lo Slowpoke del Bullo nel percorso 25. Inoltre, utilizzando una statistica speciale superiore a 255, il conteggio del numero di indice riparte da 0.
Ciò significa che usando la statistica speciale di 257 si incontrerà il Pokémon con numero di indice pari ad 1, ossia Rhydon. Questo è l'unico modo per ottenere Pokémon con numero di indice inferiore a 5, poiché nessun Pokémon legittimo nel gioco possiede una statistica speciale inferiore a 5. Vediamo nello specifico come funziona questo glitch. Ora mi trovo a Celestopoli. Ci dirigiamo verso il Ponte Pepita per incontrare l'allenatore a lungo raggio. Avvicinandoci e premendo Start contemporaneamente, riusciamo ad eludere l'allenatore, per poi scappare con teletrasporto tramite Abra. L'allenatore ci noterà, però non riuscirà a ingaggiare la lotta. Noi potremo tranquillamente tornare lungo il Ponte Pepita del percorso 25 e sfidare il bullo. Mai ingaggiare l'allenatore vicino, ma ad una certa distanza, altrimenti il gioco andrà in freeze e si bloccherà. Che il bullo ci sfiderà con uno Slowpoke. Noi lo abbiamo battuto, ci riteletrasportiamo, anche se in realtà potevamo passare dal Ponte Pepita dove stavamo noi per incontrare Mew. Si aprirà il menu Start, noi lo leveremo e magicamente ci comparirà Mew a livello 7. Si potrebbe anche catturare un Mew a livello 100 utilizzando 6 volte Ruggito contro Slowpoke. L'abbassamento della statistica ti permetterà di catturare un Mew a livello 1, che fatto salire di un livello tramite il glitch salirà immediatamente a livello 100. È possibile tramite un glitch affrontare il professor Oak, un evento programmato successivamente scartato ma mai rimosso dal gioco. Oppure è possibile visitare la città dei numeri, che non è altro che un ammasso di dati sbagliati causati da un errore di gioco. Ci sono stati giocatori che hanno usato dei glitch per finire il gioco in tempi brevissimi. Insomma, il mondo dei glitch è veramente vasto, ma ha sempre affascinato parecchi giocatori. Io mi sono sempre chiesto cosa ci fosse oltre gli ostacoli, oltre le barriere non valicabili, perché questi giochi mi hanno sempre affascinato moltissimo. Quando si cresce non si hanno più le stesse sensazioni di un tempo, ma un occhio più vigile e attento a ciò che si fa. E questo è un bene, almeno mi evito di catturare uno Zubat Shiny con la Master Ball. E sì, l'ho fatto. Ero troppo giovane per capirlo. E voi quale di queste leggende conoscevate o credevate fosse vera? Lasciate like e condividete il video con i vostri amici. E non perdete l'occasione per iscrivervi al canale. Più siamo e più aumenterà la qualità e la quantità dei video nel canale. Un forte abbraccio e al prossimo video!